volete dire? Ragazzi, è un periodo fortunato per le fiction di Rai 1. Veramente un applauso grandissimo, perché Rai 1 sta mandando in onda una storia più emozionante dell'altra. E stiamo per entrare anche nell'ultima, che è Vincenzo Malinconico, ma lo facciamo attraverso una delle più grandi attrici dello spettacolo italiano. Ve la presentiamo così. La migliore attrice protagonista dell'84 è Lina Sastri. Lina Sastri, che è già al suo terzo Davide consecutivo dal 1985 ad oggi. Guardando soltanto i miei occhi non riesco a vivere, devo comunque vedere negli occhi degli altri chi sono io. Facciamola entrare, apriamo la ruota. You are the one for me, for me, for me, for me. Ben arrivata, Lina. You are my love, very, 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 very cavolo. Buonasera. Ma che bello! Sono felice di averti qui, un grande onore, eh? Ma un grande privilegio. Per la ruota, ma poi stavo là dietro e sentivo queste cose bellissime del passato, meravigliose, che ho avuto la fortuna di vivere. Grazie. Grazie, le vengo a ricordare. Loro forse ancora non sanno che presto, cioè giovedì sera, ti vedranno anche in Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso, che ha avuto un grandissimo, strepitoso successo, sono la prima felice puntata, oltre 4 milioni di telespettatori, e tu avrai un ruolo molto divertente. Sì. È importante per lui. Ma io penso di sì. Intanto per me è la prima volta importante, perché è la prima volta che faccio, diciamo, la commedia, ecco, diciamo, entro in una storia in qualche modo, no, leggera, ai limiti della comicità, non è proprio comica, ma insomma è una storia che passa da cose brillanti, divertenti, da commedia, con un cast meraviglioso, con una regia bellissima di Alessandro Angelini, con Massimiliano Gallo, che conoscevo già da prima e che mi ha fatto sentire a mio agio, mi ha fatto molto ridere sul set. E io sono Assunta, detta Ass, già questo, insomma, no? Ti fa capire, che è la madre della ex moglie di Massimiliano. Lei l'ha avuto da ragazzina, sta figlia, quindi ha un rapporto difficile con la figlia, quasi non ha rapporto con la figlia. A un certo punto dice pure, ne parla pure male, dice mamma mia, le voglio bene perché sono la mamma, però mi sta antipatica. Insomma, ecco, è una donna indipendente, è una donna burbera, è una donna quasi antipatica, che dice spesso la verità, molto sincera, molto diretta, e con Vincenzo ha un rapporto di grande affinità, perché sono opposti. Lei parla e Vincenzo ascolta. E di conseguenza, essendo lui mite, passa attraverso le cose, accogliente, e poi ha nel contempo, pur essendo mite, però è una persona poi forte in qualche modo, no? Che te lo trovi, una spalla. E lei, che è una donna energica, che fa sport, che lo porta a ballare, che lo porta dovunque, con lui non si sente giudicata, non si sente... Trovano una giusta compensazione, sì, reciproca, questi due personaggi. Una bellissima comunicazione. Bello. Ma adesso entriamo nel tuo album dei ricordi. Andiamo a puntellare un po' le ruote della tua vita che sono girate. Sono tante. Sono tantissime, lo so, e non avremo il tempo. Però qualcuna la voglio ricordare. Vediamo dove ci porta la prima pagina. Ci porta proprio agli inizi, a te, wow, bambina. Col secchiellino in mano. Col mio secchiello. Ero grassottella, cioè avevo la panzella. Ero grassottella, qui eravamo in un lido a Napoli, un lido poverello di quei tempi, dove andavo con mia madre e mio fratello. E io ero
grassottella e timida, come sono sempre stata e come in parte sono rimasta. Mm. Cosa sognavi pensando a te? Allora? Sì. Vabbè, è passato tanto tempo, non me lo ricordo. Però ero sempre un po', ecco, diversa. Da quando ero piccola sono sempre stata un po' diversa. Mi sono sempre sentita fuori posto in qualsiasi posto. Mi sono sempre sentita inadeguata in qualsiasi luogo. E quindi quando mi sentivo fortemente così, siccome ero piccola e non avevo schermi, non avevo remore, ecco, quando litigavo con gli altri bambini, per esempio, io mordevo. Davi calci, giocavamo a palla, la palla la volevo solo io, ero prepotente. Andiamo avanti con l'album dei ricordi, arriviamo a te un po' più grandicella con il grande Edoardo De Filippo. Edoardo, e beh, io quando l'ho incontrato ero una ragazzina, ancora non sapevo quanto avrebbe seminato nella mia vita questo grandissimo maestro, questo grandissimo uomo. Io sto per fare questo spettacolo che si chiama Edoardo Mio, proprio presto, è già stato a Roma l'anno scorso e adesso lo riprenderemo in giro, a Napoli in giro, dedicato a lui, che si chiama Edoardo Mio non perché io mi sia impossessata di Edoardo, ma perché parlo di quello che lui ha seminato nella mia, di quello che io ho visto. Ho vissuto di lui, la sua grande sensibilità umana oltre che artistica, unita giustamente alla severità, questo un po' mi appartiene. Cioè, non è detto che se tu sei severo non sei sensibile, anzi forse lo sei anche di più. Il suo rigore, l'amore immenso per il teatro e anche un grande eros. Lui era un uomo vecchio vecchio quando io l'ho conosciuto e io ero piccola piccola, ma ancora ricordo il tocco della sua mano durante le prove di Natale in casa Cupiello, quella era una foto con lui che facevamo in televisione, precorreva i tempi. Edoardo ha fatto per la televisione le sue commedie montando il teatro in un grande palcoscenico a Cinecittà, cioè ha precorso sempre le cose perché era un uomo moderno che conservava la grande conoscenza del passato ma aveva la curiosità e l'intelligenza del futuro. E questo futuro lo rendeva estremamente affascinante. Estremamente. Ricordo il tocco della sua mano sul braccio. Che bello. Andiamo avanti con l'album dei ricordi, andiamo direttamente al filmato che voglio mostrare a Lina Sastri, di quel film preciso. Elisabetta, l'hai preparato? Poi diciamo qual è. Tu sei un grandissimo fetente. Ecco, buonasera. Buonasera? Tu a mammino di 6 anni lo fai fesso, ma a me no, hai capito? Apri questa cosa. Questo, piano piano, che qua è terremotato e poi io, francamente, non capisco. E mo ti spiego io. Tu a mio marito gli dovevi dare 292.000 lire. Maron. Maraba! Voi zitti, signor, calma. Voi state ancora sconvolta. Ma questa no! Ma lo vedete, io per questo non ve lo volevo dire, ma quello era vostro marito che teneva un debito con me. E questa che cos'è? Una cambiale. Tua? Non può essere. Verme, tu sei venuto a casa mia perché te la volevi rubare, questa cambiale. Ma non fate così, tanto poi vi passa. Tu ancora devi vedere quello che devi passare, tu caccia le 292.000 lire. Ma ragionate. Ehi. Ma secondo voi, se io le tenevo le 292.000 lire, gli facevo tutta sta storia. E secondo te, mo non mi mettassi là e faccia rubare tutto il palazzo? Vuoi vedere? Signor. Tu non ci credi? Io adesso ti faccio vedere. Piano. Mi manda Picone il film. Mi manda Picone. Sì. Mi cambiò la vita, mi manda Picone. Io non sapevo guidare, no? Non so guidare, non ho mai preso la patente, vado a piedi. E Nanni Loi? Sì. Questo paese dimentica presto. E cosa bisognerebbe molto per parlare te, di Nanni Loi, questo regista straordinario, che anche lui è stato sempre un anticipatore di tante cose. Mi chiamò per questo film, io non ero nessuno, ero una giovane attrice di teatro, conosciuta un pochino per il mio talento, così, ma insomma stavo facendo Pirandello, mi ricordo, in quel periodo. E la prima cosa che mi chiese era se sapevo guidare. Io dissi sì, certo che so guidare. E quindi la prima scena, presi la patente, e la prima scena, era tutto in macchina il film, la prima scena era proprio
questa Lucella, quella che facevo io, che guidava questa panda in maniera violenta, io ero incapace. E quindi mi ricordo ancora la prima, cioè lui non fermò il traffico, era una zona trafficatissima di Napoli, nel centro di Napoli, e io stavo in macchina con Giancarlo Giannini, uomo meraviglioso che mi ha rispettato, è stato generosissimo, come non sempre gli attori lo sono, e entrammo in macchina. Da lontano sulla torretta c'era Nanni, l'operatore, Zione, per cui Nanni diede l'azione, Giancarlo entrò in macchina e disse, Lina, partiamo. Io misi non sapevo che cosa volevo mettere, e partii puntando la torretta proprio ferocemente, e vidi proprio lo sguardo di terrore di tutti quelli che stavano sotto. Nanni lo, dal giorno dopo presero una panda con doppi comandi. Però fu una cosa meravigliosa. Tra i tuoi tantissimi estimatori, mandiamo quella foto in cui c'è un ex presidente della Repubblica Italiana, Napolitano, nostro capo di Stato, Giorgio Napolitano, che veniva spesso a vederti a teatro. Veniva a teatro, amava molto il teatro, lui faceva parte poi, prima ancora insomma, di essere l'uomo politico, il presidente, che è stato, era proprio di quegli uomini intellettuali, di un certo tipo di Napoli, come Dudu La Capria, come no, un certo proprio un gruppo di intellettuali napoletani del dopoguerra. Quelli, i grandi poeti, i grandi scrittori. E lui amava il teatro, quindi andava molto a teatro, è venuto a vedermi anche quando ho fatto Filomena Marturano, e poi mi ha dato questa onorificenza di commendatore, che mi ha veramente sorpreso, e lui è stato anche per meriti artistici, sì, e come ti ha sorpreso. Complimenti. Anzi, permettimi di ringraziare per questa fotografia l'archivio storico della Presidenza della Repubblica che ce l'ha gentilmente concessa. Grazie. Non ce l'ho questa foto. Vi siete incontrati, mi pare, durante in occasione di una delle festività del lavoro. Quindi sì, deve essere stato un primo maggio, un'occasione del primo maggio. Torniamo a te nelle vesti di suocera. Ti piacerebbe essere suocera? Ma no. E quella suocera lì ti piacerebbe essere quella suocera lì? No, e questa assunta in effetti non è una suocera, è quasi la fidanzata di Vincenzo, cioè si vogliono proprio bene, si vogliono bene, hanno una sospetta affettività. Vediamo allora un'anticipazione della prossima puntata di Vincenzo Malinconico. No, qui c'è Emilio. Sì, Emilio, la mette là, dai. Passi di qua. Tu passi. C'è Emilio. Non sapevo. Scusate. Grazie, tesoro. Mamma mia, là, ci sto qua, sono venuto, no? Sì, potevi metterci un altro po' ad arrivare, no? Ma chissà cosa stava facendo e lui con chi era. Ma che te ne frega a te? Mamma, tu che c'entri? Senti, ma tuo marito non è quell'altro che si chiama Emilio? Mi pare di ricordare. È questo che si chiama Vincenzo, non l'hai lasciato tu. Mi ricordo bene. Non è così semplice. No, certo, no, no. Sai che cosa mi indispone il fatto che tu racconti le stronzate che fai sempre come se avessero una nobile motivazione. Pare una volta che ti ho sentito dire, ho fatto una stronzata, chiedo scusa. Chi ha fatto una stronzata? Da me una nocciolina. Chi si mangia e beve non capisce niente. Si lascia. Ma chi è quello vicino a Alf con tutti quei capelli e tutte quelle maniche? Un amico. Si conoscono da poco, ma hanno fatto amicizia. Ma quanta amicizia? Tanta, amicizia, tanta. Non ti eri ancora rivista. È antipatico. Non mi sono ancora vista, quindi mi sto vedendo adesso e ho detto, ma che capelli ho? Aiuto. Chi è? Però... vedi come parla lei, come è antipatica. In effetti lei non è antipatica. Come tutte le persone che si espongono e che dicono quello che pensano e che non si nascondono, no, dietro degli schermi, lei in effetti non è antipatica e tra l'altro ha anche un piccolo segreto che non sveliamo.
Quindi per scoprire quanto in realtà è tenero questo personaggio e quanto bene fa il nostro Vincenzo, dovete aspettare giovedì. Grazie, Lina Sastri. Grazie, grazie a voi. Per essere stata qui da noi a Ruota Libera. Noi ci vediamo domenica prossima. Grazie, è stato veramente un privilegio. Grazie, grazie. 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 Grazie.